Ieri abbiamo visto il miracolo della piscina della porta delle pecore. E oggi inizia il processo contro Gesù, perché si fa uguale a Dio. E alla fine tenteranno di lapidarlo. Con chi discute Gesù? Con i detentori del potere e della legge religiosa. Uomini che sono schiavi di una falsa interpretazione di Dio e della legge e di se stessi, che preferiscono l'uomo infermo da sacrificare al Tempio piuttosto che l'uomo libero che cammina. Nel brano di oggi la parola Padre c'è per 8 volte. In tutto l'Antico Testamento Dio è chiamato Padre 15 volte. Qui in pochi versetti è chiamato Padre 8 volte. E in tutto il Nuovo Testamento Dio è chiamato da Gesù per 170 volte Padre. E di queste 109 sono nel Vangelo di Giovanni. 4 nel Vangelo di Marco, 15 in quello di Luca, 42 nel Vangelo di Matteo. Quindi il centro di tutto il Vangelo di Giovanni è la scoperta che Dio è Padre, che Dio è amore verso i Suoi figli, verso l'uomo, verso tutti noi. La frase più importante del brano di oggi è: il Padre infatti ama il Figlio. E richiama un po' il messaggio della prima lettura del profeta Isaia. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Poverini, sono in esilio da tanti anni, da 50 anni, e chissà, il Signore ci ha dimenticato. Invece cosa risponde Dio? Si dimentica forse una donna del suo bambino? Così non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Però dice, mettiamo che ci sia un caso su 1 milione, no? Allora, anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Quindi questo amore grande, no? Del Padre. Ecco, vedete, anche se non si usava il termine Padre, in realtà è continuamente nell'Antico Testamento si annuncia già questo amore. Però non veniva detto esplicitamente se non poche volte. Invece qui Gesù, l'amore tra il Padre e il Figlio è la vita di Dio e si chiama Spirito Santo. Spirito vuol dire vita, Santo vuol dire di Dio, ed è la vita stessa dell'uomo, perché senza questo amore nessuno può vivere. Non è vita se non scopriamo di essere amati immensamente da Dio. Gesù è venuto a donarci il suo rapporto col Padre. Quindi tutto ciò che Gesù dice in questo brano vale anche per noi. Provate ad andare qui al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni a rileggere questo brano con occhi nuovi, pensando che ogni volta che c'è io, sei tu. E ogni volta che si parla del figlio, si parla di te. Allora ti metti la figlia, se sei donna, la stessa cosa. E scoprirai che questo brano ti fa capire chi sei tu e chi è Dio e qual è il tuo rapporto con Lui e qual è la legge che governa la tua vita, la legge della libertà dei figli di Dio. Siamo tanto abituati a recitare il Padre nostro infinite volte, per cui pensiamo di considerare Dio come Padre, però di fatto molte volte non lo viviamo come Padre. C'è uno scarto tra ciò che diciamo e ciò che in effetti sentiamo. Fino a quando non mi considero figlio, figlia, non so chi sono e non so neanche la dignità degli altri. L'altro è solo un concorrente, non un fratello, una sorella. Se l'uomo, la donna, non capisce di essere figlio, figlia di Dio,
da dove viene, dove va la sua vita? È chiaro che viene dal nulla, viene da qualche scimmia, da qualche primate e finirà nella tomba. Quindi perché siamo nati? Per avere coscienza che siamo messi male? E Dio è proprio così sadico, se c'è un Dio, di averci fatti così? E come mai noi abbiamo un desiderio così grande di assolutezza, di amore, di comprensione, di intelligenza? Come si spiega questo? Si spiega perché tutto ciò che ho e che sono mi viene dal Padre. E il Padre non è l'antagonista che mi dice tu resti suddito, ti ho fatto e tu mi servi. Il Padre, se Padre, dà al Figlio tutto ciò che è e ciò che ha. Dà al te, a te tutto ciò che è e ciò che ha. Se no non è Padre. L'essenza del Padre è dare al Figlio la vita, è dare a noi la vita, la sua vita. Se no non è Padre. Gesù viene a ridonarci, a risvegliare con queste parole quel sogno che sta nel nostro cuore da sempre e che costituisce la nostra vera identità per ogni uomo, per ogni donna. Tu sei figlio, figlia amatissimo. E non è per persone privilegiate, solo per i cristiani, solo per gli ebrei, solo per gli uomini, non lo so. E questo amore del Padre in cosa consiste? Che mostra al figlio tutte le cose che fa, non tiene nulla per sé, gliele fa vedere e il figlio impara. Ed è quello che Dio fa con noi. Non è un padre geloso, rivale, che custodisce per se stesso, ma dà tutto. Perché la realizzazione di un padre è che il figlio ci sia e sia realizzato e sia uguale a lui. Un padre che non dona se stesso non è padre, è un non padre. Così un figlio che non accetta la vita che gli viene dal padre non è un figlio. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste perché voi ne siate meravigliati. Sta parlando di se stesso Gesù, ma sta parlando di te, di ognuno di noi. Queste opere di cui Gesù sta parlando sono quelle che racconta nel Vangelo. Nel Vangelo di Giovanni, poco prima, si è raccontato le nozze di Cana, dove l'acqua diventa vino per la gioia degli sposi. L'episodio del centurione, dove la nostra vita sta per morire e si trasforma in vita sana e piena. L'infermo in quella massa di uomini nella piscina delle pecore che giace, non si alza, immobile, e l'opera di vita, cioè il farlo muovere, il farlo camminare. Queste sono le cose che il Padre ha mostrato al Figlio. Cioè gli ha mostrato di dare la vita, di rialzare, di donare gioia, di sbloccare le situazioni di schiavitù, di guarire. E ora dice che manifesterà opere ancora più grandi di queste. Saranno innanzitutto quelle che seguono nel Vangelo. Subito dopo ci sarà il dono della moltiplicazione dei pani, ad esempio. Poi il dono della vista al cieco. Prima ancora la donna samaritana che incontra la luce, diventa la prima missionaria. E poi il dono della risurrezione di Lazzaro, fino al dono dei doni. Gesù che dona la vita sulla croce. Ciò che il Padre lo fa, lo mostra al Figlio, e il Figlio lo vede e lo imita. Il Padre ama, il Figlio ama. Ecco qui cosa significa essere figli di Dio, vivere da figli. Io vedo l'amore del Padre per me e amo. Ama tutti i figli, ama i fratelli, ama il padre. Tutte le opere che Gesù ha compiuto sono per ridare all'uomo quella vita che ha perso, perché ignorava l'amore del padre. E che cos'è il peccato di Adamo ed Eva? No? Si nascondevano da Dio, non pensavano che Dio fosse padre, no?
diventerai come Dio. Ma cosa vuole Dio? Vuole solo quello, perché padre, è logico che vuole solo che diventi come lui. Invece doveva rubarsi quello che aveva già. Ecco, quindi il peccato è nato perché non c'era questa coscienza, non c'era questa fiducia. Il peccato in noi nasce sempre perché non crediamo che Dio è padre. Vedete che è proprio la cosa fondamentale questo. E che cosa dice Gesù come suo comandamento? L'amore reciproco. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E questo amore che rende credibile Dio, non le argomentazioni, perché Dio nessuno l'ha mai visto. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio in noi e noi in Dio. E gli altri possono vederlo. L'amore non si può dimostrare, si può solo mostrare. E Gesù è venuto a mostrare l'amore del Padre con tutto ciò che ha fatto e ha detto. E Gesù sta spiegando queste cose a chi? A quelli che vogliono ucciderlo. È quello che colpisce di più. Per comunicare anche a loro questo dono. Quindi l'amore di Gesù non esclude nessuno. Perché la volontà di Dio è la salvezza di tutti, se no non sarebbe Dio. E quindi Gesù vuol salvare pure loro. E allora dice le cose più belle del Vangelo, che questo è il passo più bello del Vangelo di Giovanni sull'amore del Padre, no? Le dice ai nemici. Avete mai pensato a questo? Quindi l'azione di Dio in cosa consiste? Nel far risuscitare, nel dare la vita, nel far vivere. E il giudizio di Dio qual è? È far risuscitare e dare la vita, far vivere chi? Anche quelli che gliela tolgono, se no che Dio è. Tutti sono capaci di amare chi li ama. Dio è Dio perché, come dice Paolo, quando noi eravamo ancora nemici ha dato la vita per noi. Il Padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio. Ecco cosa fa il Padre. Il Padre non giudica nessuno. È detto molto chiaramente. Noi ci raffiguriamo sempre il Padre eterno, eretto sulle nuvole, col tuono che giudica. Invece il Padre non giudica nessuno. Dio non giudica nessuno. È un'affermazione molto chiara. Noi pensiamo sempre Dio come giudice, invece il Padre non giudica, però ha dato ogni giudizio al Figlio. Il Figlio al giudizio, perché il Figlio? Non solo il Figlio Gesù, ma ogni figlio ha il potere di giudicare. Cioè tutto dipende dal nostro giudizio, da come noi giudichiamo il Padre. Siamo noi a pronunciare il giudizio su di noi, che siamo figli. E il Figlio ci insegna come pronunciarlo, fare ciò che fa il Padre, amare, svegliare dalla morte, far vivere. Allora praticamente il giudizio consiste nell'accettare o meno l'amore del Padre. Il problema non è credere in Dio, non crederci, il problema è in quale Dio credi. Se tu credi in un Dio che vuol fare guerre sante, vuole sterminare i nemici, fare le guerre sante, sterminerà i nemici. Se tu credi in un Dio padrone, distruggerai il mondo per essere il padrone del mondo. Se credi in un Dio che ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio, in un Dio che non giudica nessuno, in un Dio che è venuto sulla terra e si fa servo di tutti, in un Dio che è servo della vita e l'unica cosa che fa è suscitare libertà e vita, allora anche tu farai così. E questo è il giudizio. Perché poi sei tu che giudichi come sarà la tua vita, scegli come sarà. E questa è la salvezza, no? Che cos'è la salvezza? È fare come ha fatto Dio. E questa è la vita eterna. È adesso che si compie il giudizio di Dio, mentre ascolto la parola, mentre mi affido al Padre e ho lo stesso amore del Padre, qui, ora, adesso. Ascoltando questa parola ho la vita eterna, qui, ora. Cioè amo il Padre, i fratelli e sono passato dalla morte alla vita. E questo è il giudizio che può fare la parola, nessun altro. È il giudizio del Padre che sveglia i morti e fa vivere i vivi. E qui sta parlando di quei morti vivi, che sono gli uomini che conducono una vita insensata nel fallimento, nell'egoismo, nel ripiegato su di sé, immobile, bloccata, che vivono semplicemente la morte, rapporti di morte. Questi morti che sono gli ascoltatori di Gesù,
tutti lo criticano perché è guarito in giorno di sabato. E tra questi morti, tra i quali ci siamo anche noi, lettori, chi ascolta questa voce vive. La vita è ascoltare la voce di Gesù, la voce del Figlio, perché noi siamo figli e ascoltando la sua parola diventiamo ciò che siamo. Non ascoltando Lui, non ascoltiamo noi e non siamo figli. La giustizia di Dio, vedete, è molto diversa dalla nostra. La nostra, se tutto andasse bene, sarebbe punire i malfattori e premiare i buoni, giusto? Ho detto se tutto andasse bene, perché non capita mai, anzi di solito nel mondo nessuna buona azione resta impunita e il male viene sempre largamente premiato, come sapete. La giustizia di Dio è diversa, distrugge in radice il male perché distrugge l'egoismo, è un giudizio di amore. Quindi non è che Dio tollera il male, non è che per Lui vada bene il male, l'ingiustizia, non gli va bene perché Dio ci ama e ci vuole nell'amore, nella giustizia, nella libertà, nella solidarietà, nella fraternità. Il suo giudizio è giusto perché anche se noi siamo nell'egoismo non risponde con le stesse armi raddoppiando il male, cioè punendoci, risponde col suo amore, con la sua croce, dove porta su di sé il nostro male, ci salva. Quindi la giustizia di Dio è che condanna il male dentro di noi e ci rende nuovi. E questo è il giudizio. Sono venuto a portare il giudizio, che è la salvezza. Il giudizio e la salvezza sono la stessa cosa. Accogliamolo, qui ed ora. Viviamo da figli e la vita è bella, quando scopriamo di essere figli, amati, fatti per amare.